even get some cross. Hey guys e benvenuti in questo nuovissimo video, bentornati su Minecraft. Oggi siamo con un video diverso rispetto al solito. Siamo su questa mappa che si chiama Confused Dropper e appunto, come avete capito dal titolo della mappa, siamo in un dropper oggi. Troviamo il pulsante per iniziare. Dov'è? Dove l'hanno messo? Ah, eccolo, l'hanno messo qua, perfetto. Livello 1, già difficoltà media. Allora ragazzi, per chi di voi non sapesse cos'è un dropper, anche se immagino che in realtà lo sapete tutti, è una roba così, cioè praticamente noi partiamo dall'alto e dobbiamo buttarci sotto e cercare di arrivare all'acqua sani e salvi. E niente, quindi in questo consiste un dropper. Questo ha 10 livelli e parte già con il livello medio, pensa un po'. No, per quanto non l'ho preso? Incredibile. Ok, ci riproviamo. Io non ho mai giocato un dropper in vita mia e penso che, cioè, si veda, visto che siamo solo al primo livello e sono già morto 3 volte. 4. Cioè, magari se me lo facevano facile, il primo livello era anche meglio. Ok, ragazzi, ce l'ho fatta, perfetto. Che devo fare qua? Boh, premo questo pulsante. Ok. Oh, incredibile. Livello 2, medio, anche questo. Fortunatamente ho l'Optifine installata, quindi posso vedere magari meglio dov'è l'acqua. Aspetta, qui non vedo l'acqua, però ci sono degli slime, ok? Ci sono degli slime block, quindi probabilmente dovremo andare per gli slime block. Come li raggiungo io? Bella domanda. Oddio! Ehi, c'è una cesta. Oh, il pulsante! Ma c'è una cesta anche là sopra. What? Vabbè, l'importante è che abbiamo trovato il pulsante. Livello 3, incredibile. Pensavo peggio, eh? Cominciamo con i livelli difficili. Ok. Non vedo sinceramente acqua. Aspetta. Allora, acqua non ne vedo da qua. Però lì vedo della ragnatela. Ok, forse dobbiamo andare sulla ragnatela. Come faccio a raggiungerla? Peraltro qui c'è anche il ghiaccio che rompe tantissimo. Oddio, non siamo morti, incredibile. Ha funzionato, incredibile. Non pensavo di essere così bravo. E sì, avevo ragione, perché l'acqua appunto non c'era. Qua c'è una cesta, qua si sale sopra, c'è un letto. Ok, non c'è niente, va bene. Procediamo col quarto livello, easy. Il quarto livello è facile. Ottimo, peraltro abbiamo solo 2 cuori. Ok, ho visto l'acqua. Ok, l'ho vista lì, perfetto. Vediamo se riusciamo a raggiungerla. No, sicuramente con l'Optifine è molto più facile. Oh no, per un pelo. Esattamente, abbiamo questi trucchetti qua, perché non utilizzarli? No, ma quanto ci sono andato vicino? Continuo ad andarci veramente vicino. Cioè, sto avendo più difficoltà con questo che con quello difficile. No raga, niente, non ce la faccio. Proviamo a cambiare punto di caduta a sto punto. Ok, ce l'ho fatta, perfetto. Allora bisogna semplicemente buttarsi dall'altra parte. Incredibile, qua mi sa che c'è del parkour da fare, non dirmelo. Che è? Perché qua non posso entrare? Ok, allora sì, c'è del parkour da fare. L'ho visto subito da come erano messi questi cactus con questi tappetini. Peraltro gentilissimi, perché con il tappetino non prendiamo danno e quindi è più facile. Perfetto, quindi oltre al dropper ci abbiamo pure il parkour. Livello 5, siamo già a metà. Incredibile, non l'avrei mai detto sinceramente. Livello medio e lì vedo l'acqua. Ok, non sembra troppo difficile. Cheat. Ora che l'ho detto, sicuramente non riuscirò mai a farlo. Oh mamma, non siamo morti. Incredibile. C'è il vetro. Ma no, ma che infame. Ma da qui non si vede il vetro, raga. Ah, proviamo a ributtarci là, che non eravamo morti prima. Guarda qua, oh perfetto. Ma lì io il vetro lo vedo solo là, sinceramente. Dove era prima, non vedo il vetro dappertutto, quindi magari ho preso solo il blocco di vetro proprio per un sacco di sfortuna. Che non vedo altro vetro, sinceramente. Vabbè, da qua è abbastanza dritta. Vabbè, sono morto veramente da stupido. Ok. No, vedi, c'è il vetro. Ok, ce l'ho fatta. Allora, vedi, avevo intuito bene. Il vetro era solo da una parte. Ok, ce l'ho fatta. Bene. Pulsantino, andiamo al prossimo livello. Livello 6, difficile. Ok, oddio, sì, questo è difficile. Allora, acqua non ne vedo. Peraltro siamo nel coso del Nether. Forse la lava non so se ti fa prendere danno da caduta. Sì, ti fa prendere danno da caduta, perfetto. Non so, proviamo a buttarci a caso. Ah, ho capito cosa bisogna fare. Sotto una di quelle cose lì ci deve essere l'acqua. Ok, quindi siamo andati in quello, non c'è. Vediamo in questa, non l'abbiamo presa. È incredibile, raga, non riesco a prenderle.
Cioè non riesco. Ok, ok, anche questo via. Va bene, ho fatto sopra e sotto a sinistra. Ok, mi sono buttato a caso per sbaglio. Adesso mi mancano i due di destra. No, anche questo da eliminare. Allora mi rimane solo quello in alto a destra. Sempre se riesco ad arrivarci. No, per quanto? Per quanto? Per un millimetro, raga, per un millimetro. Incredibile. Ce l'ho vicinissimo, ce l'avevo fatta. Ok, ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ok, possiamo andare avanti a livello ottavo. Impossibile. Oh, come si fa? Abbiamo... Ah, è a pezzi. Ma così muoio per forza del danno da caduta. Ok, no, lì vedo l'acqua. Se non c'è il vetro... Dovrebbe essere abbastanza... Stavo per dire, dovrebbe essere abbastanza fattibile, invece no. Si può scendere un pezzo alla volta. Peraltro qui c'è un cartello. This way? Ok, c'è rimasto un cuore solo. Dobbiamo per forza buttarci. Secondo me è lì, raga. Certo, non è facile. Dannazione, il vetro. Porca miseria, che infami. Oddio, si potrebbe usare lo stacca-attacca anche in questa mappa. Secondo me funziona. Proviamo a buttarci di là. Ok, ok, ok. Forse è la strada giusta. Forse è la strada giusta. Allora, anzi, proverei questo, sinceramente. Ma c'è il vetro. Ok, era giusto per togliersi il dubbio. Raga, è difficilissimo sto livello. Ok, mi sa che anche quell'altra acqua è solida in realtà, che c'è il vetro. Ma ho visto dei tappetini verdi che potrebbero coprire degli slime block in centro. Potrebbe essere quella la strada giusta. Cioè, è impossibile, ragazzi, passare lì in mezzo. Una roba infattibile. No, no, per pochissimo. Per pochissimo. Ma io non potevo scegliermi qualcosa di più semplice da fare. No, no. Cioè, finisco la CTM di Minecraft. E giustamente, giusto perché... gli esaurimenti nervosi che mi erano venuti per colpa di quella CTM non mi bastavano più. E decido di fare una mappa dropper. Ok, con i livelli impossibili. Perfetto, cioè, perfetto. Sono un genio, sono un genio. Non potevo avere un'idea migliore di questa. Cioè, ragazzi, è veramente impossibile. Sono qui da una vita. Cioè, guardate il conteggio delle morti come è cambiato. Non riesco, cioè, è impossibile. È impossibile. Ok? No, no, per un pelo, per pochissimo. Per quanto, cioè per quanto, ragazzi, per quanto. No, no, cioè ho sbattuto, no, non ci credo, per veramente un millimetro. Comunque la mia teoria è giusta, visto che ho rimbalzato adesso. Avevo ragione, ci sono gli slime block. Ancora, ancora. Cioè, veramente per uno sputo l'ho preso. Porca miseria. 6.5 hours later. Ok, ce l'ho fatta ragazzi, ce l'ho fatta. Incredibile, incredibile. Finalmente, vai con il coso. Livello 8, ovviamente impossibile. Vediamo cosa riesco a vedere. Ok, ok, lì vedo dell'acqua. O quella che spero che sia dell'acqua, ma sinceramente mi sa che è difficile che sia davvero acqua. Infatti, infatti, sarebbe stato veramente troppo facile. Però, boh, tornerei di là perché almeno riesco magari a vedere meglio se c'è qualcosa. Vediamo se riesco... a intravedere qualcosa. Lì c'è dell'acqua lì. Ok, vista l'acqua. Ok, e da quest'altra parte come faccio a raggiungerla? È tipo quella. C'è un blocchetto, minuscolo. Una roba veramente minuscola. Ok, ok, ho capito come fare. Cioè, ho capito come fare adesso. Per farlo non sarà mica facile, Oddio, oddio, ce l'ho fatta, incredibile, non ci abbiamo messo tanto in questo. Quell'altro era veramente, veramente difficile. Questo me la son cavata subito praticamente. Ed era veramente un blocchettino minuscolo. Cioè, bisogna essere infami per fare ste robe. Ok, qui c'è un blocco, ma di qua si può salire ancora. Vediamo cosa c'è qua sopra, perché ci fa risalire. Ok, c'è una cesta, vuota. Vabbè, ho fatto tutta questa strada per nulla. Livello 9, impossibile. Non vedo dove devo andare, vedo nulla. Porca miseria, questo sì che è impossibile, non si vede manco la fine. Ok, intravedo di là degli slab di pietra che potrebbero indicare la fine. Sinceramente non ho idea. Buttiamoci, come va? Va. E boh, forse devo buttarmi lì dentro, ma non lo so, poi penso che prendo danno lo stesso. Però vedi, lì c'è la sabbia, mi sa che prendo danno lo stesso. C'è una ragnatela, ok, perfetto, ok, va bene. Ragnatela, devo capire come arrivarci, vediamo se da qua ci posso arrivare. No. Ma è impossibile da raggiungere la ragnatela. Boh, no, mi sa che forse devo andare proprio al centro, perché quella ragnatela non è fattibile. Forse il centro c'è qualcosa di strano, adesso vediamo.
per un pelo veramente vicinissimo. Questo è veramente difficile. Non riesco a trovare un punto da cui buttarmi per arrivare alla... Ok, ho trovato un modo per arrivare alla ragnatela, forse. Perché arrivare al centro è impossibile. Poi mi sa che in realtà si muore lo stesso. Difficilissimo, ma ce la devo fare. Oh, per poco! Veramente pochissimo. Faccio così. Vai di qua, vai di qua. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Perfetto, perfetto. Ce la facevo più. Ok, ce l'ho fatta. Incredibile, livello 10, ragazzi. Ultimo livello. Questo è impossibile. Questo sarà super impossibile. Oh, mamma mia. Oh, no, questo... Lì, ok, vedo qualcosa lì. C'è della lana. Oddio. Ma non so come ero riuscito a salvarmi. È impossibile questo, raga. Oddio! È un loop infinito, non si capisce nulla. Da qua devi far così. Così! Ok, forse ho capito. Cioè, praticamente non mi posso muovere di un millimetro, se no prendo qualcosa. No, per un pelo. Però ho capito, devo stare fermo praticamente per la prima parte. Poi mi posso muovere tutto di qua. E poi, quindi a sinistra e poi a... Poi dritto. Cioè, poi davanti. Magari se... Però è difficile perché se qua mi muovo anche di pochissimo prendo dentro i blocchi. Oddio, qua ci sono andato veramente vicino. Ok, ho superato il pezzo, quello lì. Ok, quindi ho capito come si fa. Oddio, ok, questo pezzo quindi lo sto superando, perfetto. Poi devo andare subito dritto. Oddio, no, ce l'avevo fatta. Non vale, ce l'avevo fatta. Che palle. Non ci credo, cioè chissà per che cosa mi ha fatto morire, per veramente, veramente un capello di blocco che ho preso. No, non ci voglio credere. Cioè adesso ci metterò altre 20 morti prima di riuscire a farlo. Oddio, ah, pochissimo, per un pelo anche questa volta. Ok, ce l'ho fatta, signori, ce l'ho fatta. Finalmente ce l'abbiamo fatta. No, non dirmi che devo sfruttare il coso per tornare su. Ma sei scemo? Ma perché? Perché devi farmi ste cose? No, io odio il dropper. Basta, non li porterò mai più. Questa è la prima e unica volta che li vedrete. Pazzo maniaco di un creatore. Ma poi perché sento i treni adesso in Minecraft? Da quando ci sono i treni in Minecraft? Mi sta facendo diventare pazzo, raga, sta mappa. Peggio della CTM. 2000 years later. Ok. Beh, dove devo andare? Eccolo il pulsante. Ce l'ho fatta, ragazzi. Finita, incredibile. 189 morti. Direi non male per una prima volta che faccio i dropper con dei livelli comunque difficili. Vi ricordo che ce n'è stato solo uno che era livello facile, gli ultimi tre impossible. Quindi veramente, veramente bravi siamo stati, ragazzi. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutte le notifiche. Seguitemi su Instagram, iscrivetevi anche al nuovo canale che trovate qui sotto in descrizione. Mi raccomando, perché settimana prossima andiamo di là a fare video. Quindi se non vi iscrivete a quel canale non vedete più i miei video. Cioè, volete perdere l'occasione di continuare a vedere i miei video, ragazzi? Sareste veramente dei pazzi. Ecco la pasta chiude. Ciao.